E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, preparati a tornare indietro nel tempo. Sigla! Ed eccoci qua ragazzi, tornati direttamente nel 1997. Oggi abbiamo tra noi un Beetleborgs, ovvero quello verde. Allora, perché non ho la confezione? Avete visto che l'ho unboxato, avete visto che me l'ha regalato Mirko, lo ringrazio ancora una volta infinitamente. Io dovete sapere che avevo già girato questa recensione, avevo fatto vedere la confezione per bene, l'avevo aperto, l'avevo fatto vedere anche senza adesivi, l'avevo fatto vedere con gli adesivi, solo che i file della recensione sono andati danneggiati, non si sa perché, quindi mi sono ritrovato senza recensione, quindi la sto rifacendo adesso. In più, io ho appoggiato da parte un attimo lo scatolo e mia madre ha avuto la geniale idea di buttarlo. Di solito non li butta mai, ma questo qui si vede che aveva visto che era un po' rovinato, aveva tutti i prezzi attaccati, era un po' piegato, e allora ha deciso così di disfarsene. E allora io sono ovviamente senza la scatola. Una volta che ce l'avevo non posso farvela vedere. Vabbè, comunque rimediamo a questa cosa, non potete capire la rabbia, sia per aver perso i dati, sia per questo fatto della scatola, oltre il danno pure la beffa da sopra. Comunque, vabbè, facciamo come al solito, vi faccio vedere un'immagine della confezione, comunque abbastanza figa anche questa, sempre vintage. Sul retro della confezione non c'era molto, a parte una piccola biografia e a parte il fatto che era disponibile, oltre i due Beetleborgs, ovvero blu e rosso, che fanno squadra con lui, uno nero, che ora non mi ricordo se era il nemico o era un altro aggiuntivo della squadra, tipo un Power Ranger bianco. Dovete sapere comunque che questi Beetleborgs fanno parte, diciamo, del filone che si chiama Super Sentai, che sono quelle serie TV molto simili ai Power Ranger. Comunque andiamo a vedere da cosa è accompagnato, ovvero i suoi accessori. Eccoci qua. Allora abbiamo questo, che sarebbe questa specie di guscio di insetto praticamente, su cui appunto vanno montati, vedete, uno di questi tre pezzi. Allora, praticamente, da quello che so, questo pezzo, questa tenaglia, è proprio di questo Beetleborgs verde. Questa spada invece è di quello blu. E invece questa specie di candelabro è di quello rosso. Quindi hanno voluto includerli tutti e tre. Anche io posso naturalmente montare, per esempio, questa spada e metterla a quello verde tranquillamente, anche perché mi piace di più la spada come accessorio. Ma se vogliamo essere proprio precisi, deve avere questa tenaglia qui. Eccoci qua. E allora, in più abbiamo quest'altro accessorio, che è questa pistola qui, fatta come anche gli altri in questa plastica, diciamo, quasi argentata. E poi abbiamo questo buco per inserirla in mano. Ora andiamo a vedere nel dettaglio il nostro Beetleborgs, e devo dire che è spettacolare a dir poco. Guardate qua come è metallizzato bene, questo verde metallizzato su tutta l'armatura. Si alterna a parti nere, a parti di questo argento molto chiaro, ragazzi. Davvero splendido, davvero splendido. E come vedete qui ci sono gli adesivi, anche se non si nota più di tanto. Questi sono adesivi, questo è un adesivo e questo è un adesivo. Mirko voleva che io mi filmassi mentre attaccavo questi adesivi, perché secondo lui avrei bestemmiato, ma mi dispiace deluderlo, sono stato tranquillissimo, li ho attaccati alla perfezione, tranquillissimo, forse perché ero abituato con quelli dei Gundam, quindi non è stato molto un problema. Comunque un dettaglio molto particolare, molto figo, sono questi occhi rossi, che non sono semplicemente stampati sopra o dipinti sopra. Vedete, c'è questa una cosa interna, diciamo, c'è un divario interno tra la visiera e poi c'è una parte interna argentata, quindi crea questo fatto come se fossero davvero degli occhi di qualcuno che indossa l'armatura. Davvero fighissimo, davvero ottimo questo dettaglio. Per il resto ragazzi, l'unica parte appunto non metallizzata di verde sono queste corna qui, che sono più o meno in plastica morbida quasi metallizzata. Per il resto ragazzi, tutto metallizzato, tutto fighissimo, pieno di dettagli ragazzi. Per essere una figura del 1997 hanno fatto un lavoro ineccepibile ragazzi, splendido. Andiamo a vedere anche le articolazioni del nostro Beetleborgs, che anche queste sono ottime per essere una figura così vecchia. Abbiamo la rotazione qui alla testa, che si ferma fino qui per via di questo sculpt, rotazione qui alle braccia, un po' di apertura alle braccia,
piegamento qui al gomito a 90 gradi e rotazione sempre al gomito. Alla vita non abbiamo nulla, abbiamo le gambe su sfera che possono andare in avanti, indietro, possono aprirsi in questo modo molto di più di qualche Marvel Legends, delle ultime Legends che la Hasbro ha preso a fare con questa articolazione molto limitata alle gambe, non si sa perché. Rotazione qui al ginocchio e piegamento qui al ginocchio praticamente a 90 gradi, ragazzi. Quindi siamo di fronte ad una figure molto ben articolata, soprattutto per gli standard dell'epoca, e anche molto ben dettagliata, come avete visto. Allora, inseriamo l'arma, praticamente si inserisce tramite questa maniglia qui che vedete, ha una spaccatura in mezzo, diciamo, si interrompe proprio per essere inserita con questo perno. Insomma, un sistema un po' strano, però funziona. E poi naturalmente la pistola si inserisce in mano attraverso sempre il buco, quindi si sfrutta questo perno, vedete qui, che c'è dentro la mano. E un'altra cosa molto figa è che la pistola, l'arma cade, diciamo che è un sistema un po' così, cade molto spesso. Comunque, dicevo, la pistola si può anche inserire in questo apposito fodero laterale. Questa è una figata incredibile, secondo me. Ovviamente, come sapete, io adoro questi dettagli. Comunque, ragazzi, la recensione di questo fantastico Beetleborgs verde finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto. Fatemi sapere se ce l'avevate, se ho risvegliato qualche ricordo in qualcuno di voi. Insomma, lasciatemi una vostra opinione qui sotto. Lasciate come al solito il mi piace se il video vi è piaciuto, e se volete aiutarmi condividetelo. Scusatemi ancora per l'inconveniente dello scatolo mancato, ma purtroppo non è dipeso assolutamente da me. Ringrazio ancora una volta Mirko per avermi regalato questa splendida figure, non lo ringrazierò mai abbastanza. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ara, dal Beetleborgs verde, e collezionate sempre.